Tutta Italia, la notte del liceo classico che ha coinvolto 430 istituti, 9 le scuole lucane che hanno partecipato all'iniziativa. Ci dice di più Diana Fichera. L'idea venne 6 anni fa a Rocco Schembra, docente di latino e greco ad Acireale, in provincia di Catania, di mostrare, grazie all'impegno degli studenti e dei docenti, la vitalità della formazione garantita dal liceo classico, far conoscere i tanti talenti che scelgono e continuano a scegliere questo percorso di studi, celebrare la conoscenza come gioia, come impegno, ma anche come gioco. Questa è la notte nazionale del liceo classico che ha coinvolto dalle 18 a mezzanotte 430 istituti scolastici in tutta Italia, 9 quelli lucani che hanno partecipato, dal Flacco di Potenza al Duni di Matera e poi il Federico II di Svevia a Melfi, il Solimene di Lavello, il Fortunato a Pisticce e Arionero e infine l'Orazio di Venosa e i licei di Viggiano e Novasiri. Una notte piena di canti, danze, performance, recitazioni, proiezioni e mostre, nella quale ogni liceo ha scelto un filo conduttore. Il Flacco di Potenza, per esempio, ha voluto riflettere sull'importanza della parola, del dialogo, nel suo antico senso etimologico. La verità e il significato non sono monopolio del singolo, ma nascono dal confronto. L'idea comune dell'iniziativa è quella di dare visibilità a un percorso di studi capace di coltivare la logica e il ragionamento e di trasmettere il meglio della nostra storia, insomma di aprirsi al mondo, al tempo presente e al futuro.